Ringiovanire il viso in modo naturale, 9 consigli. Ringiovanire il viso in modo naturale e semplice è possibile se si seguono i consigli giusti: consumare antiossidanti, realizzare massaggi facciali, equilibrare le emozioni, non abusare del sole, eccetera. Scoprite in questo articolo i 9 consigli migliori per avere una cute giovane, soda e luminosa. Consigli per ringiovanire il viso. Se vogliamo ringiovanire il viso e l'organismo in generale in modo naturale, dobbiamo partire da un'alimentazione corretta. La nostra dieta non deve essere solo equilibrata e sana, ma anche ricca di alimenti dalle proprietà antiossidanti. Una grande varietà di nutrienti hanno la virtù di proteggerci dall'ossidazione causata dai radicali liberi. Vitamina C, verdure a foglie verdi, agrumi, asparagi, broccoli, avocado, senape fresca, barbabietola, cavolo, uva spina. Vitamina E, noci, spinaci, avocado, cereali integrali, polline, prezzemolo, oli vegetali di spremitura a freddo. Beta-caroteni, olio di fegato di merluzzo, alfalfa, asparagi, albicocche, barbabietola, carota, aglio. Licopeni, pomodoro, cocomero, guaiaba. Flavonoidi, germogli di alfalfa, spinaci, limone, cipolla, mora, pepe nero, tè verde, vino, birra. Vitamina B6, carne, pesce, latte, uova, cereali integrali, patate, spinaci, germi di grano, avocado, frutta secca, lievito di birra. Oleuropeina, uva e vino rosso. Oleina, olio di oliva. Non abusare del sole. L'esposizione moderata al sole ci aiuta ad avere una bella abbronzatura e a ottenere vitamina D, fondamentale per l'organismo. Tuttavia, prendere il sole in eccesso favorisce l'invecchiamento prematuro della pelle, insieme ad altre conseguenze negative per la salute. Possiamo esporci alla luce solare durante 10 o 15 minuti al giorno. In questo modo lo trasformeremo in un'abitudine sana senza nuocere alla cute. I massaggi o automassaggi facciali non sono solo piacevoli e rilassanti. Sono anche un'ottima tecnica per ringiovanire il viso in modo progressivo. Possiamo farli di mattina appena svegli, subito prima di andare a letto oppure in qualsiasi momento della giornata quando abbiamo qualche minuto libero. Possiamo applicare oli vegetali o creme naturali oppure realizzarli senza lozione. La cosa importante è riuscire ad attivare la circolazione e dare elasticità alla pelle. Proveremo diversi tipi di massaggi su fronte, guance, naso, mento e, con molta delicatezza, sul contorno occhi. Vi sono apposite spazzole con le quali possiamo massaggiare la pelle. In questo modo, riusciamo ad attivare ed esfoliare la pelle per eliminare le cellule morte che conferiscono un aspetto grigio e spinto alla cute. Il massaggio con la spazzola deve essere molto delicato, soprattutto sulle zone più sensibili del viso. Possiamo realizzare la spazzolatura a secco 1 o 2 volte alla settimana. Attenzione a smorfie e tensioni. Le tensioni giornaliere si riflettono sul viso, così come le smorfie che facciamo spesso. Dobbiamo evitare in tutti i modi queste due cattive abitudini che bloccano la circolazione e promuovono le rughe premature. I massaggi saranno di grande aiuto, ma dobbiamo anche prendere coscienza dei movimenti che realizziamo con il nostro viso. Contatto con la natura. Tutte le volte possibili dovremmo uscire dalla città e dalla vita urbana e fare una scappata al mare o alla montagna. Anche l'aria pura e la vita naturale nutrono la nostra cute e ci aiutano a trovare l'equilibrio con noi stessi, il che si ripercuoterà positivamente sul nostro viso. Oli vegetali ed essenziali. Possiamo nutrire la pelle ogni giorno con oli vegetali ed essenziali, poiché sono ingredienti naturali con un alto potere antiossidante. Cocco, mandorle, jojoba, rosa moscueta. Lavanda, rosmarino, rosa, gelsomino, geranio.
non dimenticate di bere molta acqua per mantenere la pelle idratata e priva di impurità. Dovete berla sempre a digiuno, lontano dai pasti, per raggiungere l'obiettivo. Un litro e mezzo d'acqua al giorno sarà sufficiente per far ringiovanire il viso con buone abitudini. Il nostro viso è il riflesso del nostro mondo interiore. Per avere un viso sano, bello e giovane, dunque, dobbiamo esserlo anche dentro. Lottare ogni giorno per condurre una vita sana, in armonia con noi stessi e con gli altri avrà effetti sorprendenti anche sulla nostra pelle.